È datato 14 maggio il provvedimento firmato da Nello Musumeci, con il quale si dispongono lavori di urgente manutenzione straordinaria per le terme di Sciacca e da Cireale. Si tratta della delibera di giunta annunciata da Margherita La Roccaruvolo, poi confermata dallo stesso governatore durante la sua discussa intervista rilasciata al nostro telegiornale. Un provvedimento che Francesca Valente oggi stigmatizza, evidenziandone tutte quelle che a suo dire sono le lacune. Cioè noi abbiamo una delibera con cui il governo regionale dice: dovremmo capire che tipo di intervento di manutenzione straordinaria è necessario per le terme di Sciacca. Quindi ci serve intanto una valutazione, poi ci serve un progetto, poi bisogna capire quanti soldi ci vogliono. Poi bisognerà trovare questi soldi e in esito a tutto questo si avveranno le procedure per l'affidamento dei lavori, per la consegna dei lavori, per questi lavori di manutenzione straordinaria che in realtà non sono neppure specificati. Mi sembra un percorso che non porta assolutamente a nulla e onestamente, mi sembra che non sia ancora una volta riguardoso nei confronti della città di Sciacca. Quindi la sensazione è che si perde altro tempo a questo punto. Ma non solo si perde altro tempo, ma non credo che sia affatto praticabile, perché uno dei problemi, ma a mio avviso il problema principale, sono i soldi. Una manutenzione che negli intenti dovrebbe essere il viatico per il quarto bando, con l'obiettivo di rendere beni termali più appetibili per i privati, ma tempi e modi sono tuttora al centro di un mistero, anche se c'è la conferma che non si farà niente per Sciacca che non interessi anche a Cireale. Però bisogna dirlo che dopo l'annuncio della marcia e le polemiche durante la marcia, il tentativo di Musumeci è quello di dimostrare alla comunità che c'è una risposta che la regione sta dando. Lei non l'avverte in questo modo? Ma non è una risposta alle domande della comunità di Sciacca. Questa è semplicemente è uno specchietto per le allodole. Questo non è quello che noi chiediamo. Il tema terme intanto continua ad alimentare il dibattito politico a Sciacca. Nelle scorse ore, in un'intervista rilasciata al sito Risoluto, Matteo Mangiacavallo ha detto di non avere partecipato alla marcia a piedi su Palermo per le terme di Sciacca perché non è stato invitato. Durissima su questa dichiarazione la reazione della Valenti. Mi sorprende, evidentemente voleva un invito con delle modalità, con la pergamena, un invito che non è stato rivolto a nessuno però, perché io vorrei ricordare che tutti i cittadini, associazioni, enti, scuole, sindaci, amministrazioni comunali vicine e lontane hanno manifestato anche per iscritto sostegno e solidarietà, ma non sono stati invitati. Quindi un po' mi sorprende, mi dispiaccio. La prossima volta vuol dire che formuleremo un invito con tutte le formalità del caso per poter coinvolgere l'onorevole Mangiacavallo. Noi non abbiamo concluso perché quello che è stato iniziato verrà continuato e verranno organizzate altre manifestazioni perché, come ci siamo detti, non può essere un episodio quello del cammino che abbiamo intrapreso e quindi io a questo punto, con un invito formale, mi auguro che l'onorevole Mangiacavallo parteciperà. Il punto per il sindaco di Sciacca è che da deputato della maggioranza, anche a seguito del patto di fine legislatura del gruppo Attiva Sicilia, composto dai fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, Mangiacavallo non ha assolutamente mostrato interesse nei confronti delle terme. Non c'è all'ordine del giorno del governo regionale tra le priorità di fine legislatura il problema del termalismo e le terme di Sciacca. Mi sarei aspettata dall'onorevole Mangiacavallo che avesse posto come prima questione per questo accordo di fine legislatura la valorizzazione delle nostre terme. E invece pare che così non sia. Altra cosa che non mi pare accettabile è che da quanto io anche io ho ascoltato l'intervista, pare che il presidente intenda discutere delle terme con le deputazioni che gli sono politicamente vicine. Vorrei ricordare che le terme non hanno un colore politico, non appartengono ad esponenti politici o a partiti politici, le terme sono della città. Intanto la Valenti conferma che la battaglia civica sul destino delle terme di Sciacca continua e annuncia una lettera al giorno al presidente della regione siciliana che non ha ricevuto venerdì scorso i partecipanti alla marcia.